Polizia locale di Castel Goffredo, Daniele Pisciotto, di nuovo negli studi di Tempo Radio. Comandante, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bentornato. Noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo, per mandare sms e messaggi WhatsApp, il 348-3188-339. E poi ricordiamo che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook, Il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, dunque, iniziamo subito parlando di scuole, perché sono ripartite anche a Castel Goffredo, no? Giusto? Giusto, sì, siamo rientrati appunto con questo servizio, non ci sono stati blocchi iniziali, quindi è andato tutto bene. Volevo solo proprio sottolineare come sia importante il servizio dedicato alle scuole a Castel Goffredo per il prezioso contributo dei nostri volontari. Abbiamo i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, i volontari dell'ACLI, che si prestano assieme a noi appunto a sorvegliare, oltre le entrate e le uscite dalle scuole, anche a fare una sorta di servizio di viabilistico appunto negli attraversamenti pedonali. Quindi proprio il loro contributo è preziosissimo, tant'è che quando io non ho la loro presenza, insomma, ne risente di servizio. Quindi noi siamo sull'esterno della scuola per gli attraversamenti. I nonni vigili, che si chiamano così, ci aiutano appunto a far attraversare i ragazzi, mentre l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sta all'interno del plesso scolastico per sorvegliare le entrate e le uscite, per far sì che appunto non ci siano assembramenti, che i ragazzi entrino in sicurezza. Quindi grazie a loro veramente siamo ripartiti alla grande. Poi volevo ricordare che a Castel Goffredo è stato istituito il Pedibus, dove ci sono moltissime adesioni, dove ci sono queste linee dedicate, dove i ragazzi non fanno non più di 15 minuti, diciamo, per strada. Quindi però sono seguiti, ci sono parecchi volontari anche in questo senso, ci sono adesioni sempre di più, quindi i ragazzi vengono a scuola a piedi. E quindi molto importante, anche guardate, in qualsiasi condizione di tempo, li vedo sempre comunque, lo vogliono fare, quindi arrivano, c'è la fermata e arrivano tutti insieme da varie parti di Castel Goffredo, ma giungono tutti nello stesso momento, quindi anche quelli in quel caso sono seguiti e arrivano, ripeto, tutti fino alla scuola in sicurezza. Ma finalmente, tra l'altro, anche sì, perché camminare fa bene, ti sveglia, quindi vai a scuola che sei più, hai la mente più brillante, certo, eccetera. Quindi, per invece quelli che vengono da un po' più lontano, cosa fanno? Hanno diritto al servizio carpooling, che non è altro che un servizio dove si può entrare e transitare all'interno del parcheggio del plesso scolastico solo con un moniti di pass. Ma da cosa scaturisce il discorso del pass? Che ogni genitore deve portare almeno 3 bambini, quindi anche lì abbiamo ridotto il traffico su quella via importante, che è Viale Montegrappa, riducendo appunto le macchine che transitano perché arrivano all'interno. Ecco, come funziona? Ha successo questo carpooling? Sì, è successo, ogni anno sempre più adesioni. Adesso calcoli che abbiamo circa 45-50 pass rilasciati ai vari genitori, che possono entrare in determinate ore, quindi al mattino, sia all'inizio scuola e fine scuola, e devono almeno avere 3 bambini a bordo. Ecco, perché sa che è una tendenza, cioè ci sono dei siti internet anche dedicati, non so, io vado tutte le mattine a Carpenedolo, facciamo, sì, un esempio, c'è qualcuno che parte da Castiglione, va a Carpenedolo e tu trovi e magari, insomma, si dividono le spese da benzina, certo. Compagnia. Sì, infatti tanti genitori sono tutti intercambiabili, quindi c'è al pass un genitore come un pass l'altro, e quindi però ecco, fanno questo servizio per gli amici, ma non, guardi, si sono create anche delle amicizie appunto col carpooling, perché c'erano dei genitori che non sapevano come fare e hanno chiesto altri vicini di casa, e quindi insomma è nata questa sorta di collaborazione. Io sono contento perché non è mai venuto meno questo servizio, anzi si incrementa sempre di più, e quindi proprio c'è un'organizzazione dietro importante, quindi l'amministrazione ha creduto nel riproporre appunto questo tipo di servizio. Noi siamo, guardi, tra l'altro noi abbiamo, per rendere anche migliore o rendere più piacevole il discorso del pass, ogni anno ci mettiamo un logo diverso per ogni anno, proprio per distinguere l'anno scolastico. L'anno scorso c'era una paperella per dire sul pass, quest'anno mi ha messo lo zoo, mi ha messo parecchi animali, sì. Quindi anche l'anno prossimo ci inventeremo qualcosa o coinvolgeremo la scuola, magari, non si sa mai, perché ci creino un logo loro da dedicare al servizio carpooling. Vuol dire che chissà come sarà il mondo virtuale tra 30 anni, perché sì, chissà come sarà, ma come noi vediamo adesso sui social, che c'è che mette
la tesserina della mensa di 30 anni fa, non ci sarà chi fa vedere magari. Certo. Ma infatti numismatico, cose di questo tipo. Dopo, certo, qua sta anche nella fantasia dei miei colleghi che ogni anno si inventano qualcosa appunto per rendere. Bello. Anzi, quest'anno è anche un po' più grande, perché giustamente chi deve fare la sorveglianza deve vedere che il passo sia esposto, quindi ne abbiamo creato uno un po' più grosso. Insomma, che si vede da qualsiasi parte, insomma. O per i puristi, non so se filatelico, non lo so, insomma, vabbè, certo. Affettivo, vabbè. Bello, obiettivamente. E sì. Poi mi diceva che comunque ci sarà presto l'assunzione per un nuovo agente, giusto? Sì, se vi ricordate, quest'estate era uscito un bando di concorso, purtroppo è andato deserto, quindi quest'anno, da qui a breve, riproporremo un nuovo bando di concorso. Adesso non so se dal mese prossimo o meno, comunque siamo ancora in ballo per l'assunzione di un agente che non so se avverrà entro l'anno o i primi dell'anno prossimo. Quindi inviterò tutti, anche con la prossima trasmissione che faremo, a iscriversi e partecipare al bando. Requisiti, ve l'ho detto, è il diploma, maturità, e però dopo non c'è limite. Quindi abbiamo tolto anche il discorso delle patenti, perché negli altri avevamo messo la patente A, quindi era anche lì diciamo riduttivo, perché mettevamo solo il possesso della patente A per tutte le cilindrate, quindi magari si restringeva il campo. Qua abbiamo tolto questo discorso e quindi sicuramente tutti potranno, che hanno appunto il diploma, potranno partecipare. Certo, certamente. Quindi indicativamente hai idea di quando sarà? Allora dovrebbe uscire a novembre, però penso con l'assunzione dall'anno prossimo, ecco. Però comunque spero. Per novembre a gennaio. Sì, sì, sì. Noi abbiamo dimostrato comunque in questi anni, in questi due anni, di farcela, tirandoci sulle maniche proprio, e gestire comunque tutta una serie di servizi che ci stanno veramente. Non dico assillando, perché non è giusto il termine, però non abbiamo un attimo di tregua, perché tra una cosa e l'altra siamo sempre in movimento. Tutto. Bisogna tenere d'occhio il sito del comune, che sito bisogna tenere d'occhio? Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, certo, sì, anche sul sito del comune sarà messo l'avviso del bando pubblico, quello sì, ma poi noi lo comunichiamo anche agli altri comuni. Okay, c'è una sorta di comunicazione tra tutti i comuni, ecco. Ci ricorda anche a noi, così lo, sì, lo, sì, lo, ma lo infatti, ripeteremo infatti. Anche ovviamente. E poi mi diceva, a proposito di comune, che ci sarà presto il censimento della popolazione anche. Sì, questo sì, ci sarà, hanno già individuato delle persone che lo faranno. No, questo ha fatto bene a dirmelo, perché ci tengo a precisare che questi soggetti individuati come, diciamo, rilevatori saranno comunque, sono in borghese, non sono vestiti con nessuna divisa, avranno un tesserino di riconoscimento del comune, quindi ecco. Lo dico perché non si tratta di truffatori, ecco, che spesso e volentieri ci chiamano per dire, ecco, mi si è presentato alla porta una persona che vuole sapere tutto della mia famiglia, se sono residente o no. Ecco, sappiate che quattro persone da adesso, nei prossimi giorni, cominceranno a fare la rilevazione per via del censimento della popolazione. Ecco, è solo un avviso di non spaventarsi, ma che sono autorizzati, ecco. Quindi, ok. Sì. Ok, e quindi appunto censimento, che magari mi diceva adesso faranno dei comuni campioni forse in tutta Italia, adesso vedremo. Sì, adesso sinceramente non so se ci sono dei comuni penso selezionati per farlo, non tutti, ecco. Però è un servizio che va fatto, e qualcuno si presenterà alla porta, ripeto, con un tesserino che lo indica come autorizzato dal comune. Possiamo aggiungere, e non chiederà soldi. Ma assolutamente no. Non fidatevi, c'è una tassa, no, quello no. Cioè proprio non chiederà. No, soldi. infatti. Mi raccomando, questo assolutamente. E poi ancora le vorrei chiedere, siamo a ottobre, però insomma quest'estate in tutta Italia, quindi anche a Castelgofredo, sono tornate alcune manifestazioni dopo due anni di stop. Sono tornate alla grande, se posso dirlo, nel senso che abbiamo fatto veramente tutta l'estate con manifestazioni di vario genere, ovviamente nel massimo della sicurezza, dove anche perché c'è stato un coinvolgimento della prefettura nei nostri confronti, nei confronti dei sindaci, affinché appunto comunicassero per tempo ogni evento, ogni manifestazione in corso Castelgofredo. Di fatto, allora, chi organizza comunica prontamente l'evento, noi di conseguenza trasmettavamo il tutto alla prefettura, questura e carabinieri, indicando appunto che vi è una manifestazione, hanno presentato una regolare scia, ci sono tutti, diciamo,
è stato rispettato il discorso Covid, quindi distanziamento, Green Pass e quant'altro, quindi insomma era per fare una sorta di comunicazione, ma ecco, ti comunico che c'è l'amministrazione, ma guarda che di conseguenza all'amministrazione che viene svolta ci sarà un servizio dedicato di sorveglianza. Di fatto, infatti, con questa circolare che appunto a maggio di quest'anno era uscita, noi praticamente ogni comunicazione che faccio, di conseguenza mi arriva un'ordinanza di servizio affinché io controlli e vigili sull'evento. Quindi ecco, abbiamo, oltre aver fatto le uscite speciali, come vi ricordo, di sera, serali notturne, abbiamo anche gestito tutta una serie di manifestazioni che magari non programmate, però giustamente era giusto ripartire. Se si riparte in sicurezza non ci sono problemi, ecco. Esatto, assolutamente, ecco. Allora direi di fermarci con Daniele Pisciotta, comandante della Polizia Locale di Castelgoffredo. Ci troviamo tra un paio di minuti, daremo voce agli ascoltatori, sono tanti i messaggi, adesso daremo voce. Chi dona il sangue può sentirsi orgoglioso di se stesso, poiché con il suo gesto ha salvato una vita. Dona il tuo sangue a chi ne ha bisogno. Con Daniele Pisciotta, comandante della Polizia Locale di Castelgoffredo, la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, mi diceva che stanno per arrivare anche degli autovelox nuovi, giusto? Sì, ecco, quindi dico anche ai radioascoltatori che di non spaventarsi, perché non sono altro che dei nuovi apparati più tecnologici di quelli attuali, che verranno collocati allo stesso posto di dove sono ora, ecco, che è la strada principale, la strada Medole, in entrata e in uscita Castelgoffredo, ecco. Quindi che non pensino che siano o che vengano collocati in altre zone, ma non abbiamo fatto altro che anche noi adeguarci alla tecnologia che avanza, e questi risultano già obsoleti rispetto all'attuale tecnologia, basta. Quindi ecco, però stiamo attenti, perché come dicevo prima e dico in tutte le trasmissioni, purtroppo è un dato che non diminuisce mai, cioè, quindi sono la velocità viene sempre colpita, cioè Castelgoffredo, se dovessi fare una stima delle contravvenzioni, un buon 60% è dedicato ai controlli con la velocità, insomma. Sembra un'altra epoca, quando c'era un agente nascosto con la macchina fotografica e uno che misurava la velocità e segnalava. Sono passati alcuni anni e non è che poi sia. Sì, poi Castelgoffredo ha anche parecchie altre strade con decreto del prefetto per la non contestazione immediata. Noi abbiamo dedicato il servizio lì e devo dire, spero di non portarmi sfortuna, comunque negli ultimi anni abbiamo ridotto a zero incidenti stradali in quel tratto, non ce ne sono più stati, ecco. Quindi almeno quello l'abbiamo raggiunto. Le leggo, se la raggiunge, raggiunga, comandante. No, mi fa ridere. Il primo messaggio che mi è capitato dice: Pisciotta, ciao, tre punti esclamativi. Quanti ne hai messi dentro oggi? Nessuno. Nessun arresto. Allora, nessun arresto. Va bene. Allora andiamo avanti. Pisciotta, sì. Ho saputo che cambi comando. Bravo. Perdiamo noi castellani un grande comandante. Smentisco questa notizia, che non è assolutamente vero. Sono legato a Castelgoffredo, qualcuno mi vuole, ma non ho mai accettato nessun cambio, anzi sono veramente contento di rimanere a Castelgoffredo, soprattutto in questo periodo, perché ricordo, e lo dico sempre, l'ho detto anche in parecchie altre volte, la pandemia ci ha unito, nel nostro caso, nel nostro ufficio, ha creato veramente una grande squadra, e con una sorta di serenità, certo che a volte spaventa essere così d'accordo, però di fatto è così. Siamo talmente d'accordo che anche se in pochi rispetto al nostro personale previsto, riusciamo a comunque garantire ogni tipo di servizio. Quindi smentisco categoricamente questa notizia, perché non è assolutamente vero. Allora, Pisciotta, quando è il prossimo comando molto importante, se lo merita, bravo? Preferisco far crescere il comando di Castelgoffredo. Vorrei arrivare a un comando un po' più grande e ce la farò in questi anni. Calcolate che quando ho iniziato Castelgoffredo eravamo in tre. Siamo già in sette, quindi avevamo anche l'ottavo, che era un amministrativo, insomma vorrei arrivare, anzi se ce la faccio negli anni, anche a 10 agenti. Poi, comandante, che rapporti ha la Polizia Locale con la Polizia di Stato e i Carabinieri? Un ottimo rapporto di collaborazione. Ripeto, io dico sempre che anche il comando e il comandante di ogni settore, di ogni ufficio che crea la collaborazione. Io ripeto, sono un ex carabiniere, quindi ho un ottimo rapporto con il comando carabinieri,
ma ha un ottimo rapporto anche con la Polizia di Stato. C'è proprio sinergia tra tutti i comandi. Lei è stato carabiniere, no? Sì, sì, sì. Comandante, salve, devo andare a nozze il prossimo sabato, va bene, auguri. Sì. Quanto devo aspettare prima di mettermi alla guida? Sicuramente sa che si sbevazza, dice. Ah, va bene, sì. Io calcolo sempre che, io parlo sempre almeno 2 ore. Almeno due ore, specialmente tra l'altro quando tu vai a nozze, tipo che appunto bevi, certo, anche bevi in continuazione. Cioè, in continuazione forse anche 3, allora. Sì, perché le ultime, io dico sempre che l'ultima ora e mezza è meglio bere acqua, non continuare. Altrimenti non so. Sì, perché la scala, la curva alcolemica è proprio. Cioè tu bevi ma non ce l'hai subito, quindi vai in salita, dopo circa un'ora c'è la discesa, ma sei sempre fuori dal limite. Oppure quindi si porta le scarpe a ginnastica, fa 10 giri del ristorante, forse un po'. Certo, no? Certo. Basta non esagerare, come sempre. In corsa? Ecco. Infatti, no, sì. Beh, giusto che abbia fatto domanda. No, certo, certo. Allora, la pisciotta però basta molto nuova, siamo stanchi. Diciamo. Ma sono quelli che, ripeto, che abbiamo già, quindi non vado altro che a rinnovare quelli già esistenti, quindi non sono nuovi autovelox. Allora, scusi comandante, ma se i bandi d'assunzione vanno deserti, allora vuol dire che nessuno vuol venire a fare il vigile? No, ma non è solo per quello, a volte le materie sono anche molto difficili, quindi nel nostro caso non è che è andato deserto, forse mi sono espresso male, un agente c'era che aveva vinto il concorso, ma ha preferito, siccome c'è questa apertura verso tutti i concorsi in tutta Italia, ha preferito scegliere un altro comando anziché il nostro, ecco, quello magari più vicino a casa sua, ecco. Certo. Allora, per le scuole, con gli alunni siete bravissimi, assieme ai volontari, grazie, dice un genitore. Vi ringrazio perché effettivamente ci credo molto e sono contento che si sia creato. Poi all'avanguardia è quel carpooling, obiettivamente, perché effettivamente se ne parla da anni, no, di far funzionare una macchina ogni 4 persone, certo, almeno, certo. Invece tu vedi di 3.000 di cilindrata con una persona sola. No, infatti, ecco, infatti. Quindi. Allora, siete voi polizia locale che rileva le infrazioni del Green Pass? Sì, noi e tutte le altre forze dell'ordine, tutti. Era arrivato un messaggio anche di un ascoltatore proprio, sì, oggi, che diceva però non è giusto, era un esercente, sì, che diceva però non è giusto che io sia punito per i comportamenti scorretti degli avventori. Cosa faccio? Prendo il bastone? No, però deve vigilare purtroppo sull'osservanza del Green Pass. Cioè se questo comunque avventore viene controllato dal sottoscritto e mi dice non mi hanno neanche controllato all'entrata, sinceramente risponde come l'esercente, è per quello, ma ci vuole più vigilanza almeno, allora, per evitare appunto la contravvenzione. Non è un invito alla delazione ovviamente, però eventualmente chiamate forze dell'ordine. Beh, sì, certo, se uno vuole entrare a tutti i costi, quello sì, è meglio. E poi ricordo anche, per voglio dire, perché noi presto avremo la fiera del paese il 17 ottobre e ci sarà l'obbligo del Green Pass appunto per transitare all'interno di essa. Non recintiamo nulla, quindi non sarà transennato come ho visto in alcune realtà, ma ci saranno avvisi ovunque dove ci sarà l'obbligo del Green Pass e dove noi potremo fare dei controlli a campione, quello sì. Quindi insomma, è meglio averlo. Vabbè, qua io glielo leggo. Pisciotta, sì, dica al nostro sindaco di non chiudere il nostro hub. Questo non sono informazioni che io ma, so. Ma non comunque dipende neanche dal sindaco. Ma certo. non penso, infatti. Allora, adesso che dopo il 15 ottobre è obbligatorio il Green Pass, io come ristoratore posso fare almeno a meno di chiederlo o sono in multa? No, deve sempre comunque chiederlo. Deve chiederlo. Sì, perché non tutti, anche se c'è l'obbligo, qualcuno, qualche furbetto, scusate, ci sarà sempre. O che dice no, ma io non lo faccio, sono contro i vaccini, quindi non. È meglio controllare, cioè l'obbligo ok, certo, ma ognuno farà dei controlli, certo, se come il Comune Castelgofredo hanno l'elenco di tutti i dipendenti e sanno che tutti hanno fatto il Green Pass, perché noi stessi comunichiamo all'azienda il nostro certificato, quindi certo, lì è diverso, certo. Qua con gli avventori viene uno, arriva l'altro, per carità. Certo. Basta Green Pass, è una vergogna, dai, dica la verità. Qua però precisiamo anche una cosa adesso, sì, il Green Pass non è una cosa solo italiana, Per esempio Bolsonaro era stato bloccato fuori da, sì, da non mi ricordo quale congresso, qualche giorno fa, e poi è riuscito a entrare lo stesso, ma appunto per certo, dire, certo, certo. Io non posso, cioè non sono io a dire se è giusto o sbagliato. Dico solo che adesso sto vedendo veramente che sta diminuendo il tutto e tornare dentro nell'incubo che tutti hanno passato, penso che sia la cosa peggiore, quindi se lo scoglio è il Green Pass e facciamo questi vaccini, insomma, almeno ci portiamo, siamo a posto, ecco. Dopo è vero che ci si può contagiare comunque,
però io parlo sempre della gravità, io ho 53 anni, suppongo che se mi venga a me il Covid, che non ho, ripeto, senza aver fatto il vaccino, ho avuto anche io dei problemi in passato con i polmoni, magari rischio di più senz'altro di un'altra persona, quindi preferisco essermi vaccinato. Se ci fosse anche una terza dose per le forze dell'ordine, sicuramente lo farei, ecco. Allora, comandante Pisciotta, ma con il Covid non potreste essere più morbidi con noi baristi? Sempre il discorso Green Pass, sì. Allora, certo, ribadisco, allora noi, oltre ad aver detto a tutti i commercianti, appunto i baristi, di munirsi di tutto ciò e di fare i controlli, e se devo dire la verità, noi verbali per il Green Pass non sono mai stati fatti, ecco. Preferiamo avvisare la gente ormai io la vedo che è tutta consapevole e responsabile, quindi non ho trovato le situazioni gravi a Castelfedo, certo. Ecco, ma anche nelle manifestazioni, certo, era brutto in certe manifestazioni, eravamo noi all'entrata a dover dire alla gente no, non può entrare, quello certo. Non è piacevole, però comunque sia vedo che il 99% era in possesso, quindi sono fatti una ragione. C'era una festa e c'era il cibo da asporto, sono venuti lì, hanno preso l'asporto e sono andati via, l'hanno mangiato fuori, ecco. Poi Pisciotta, le multe stanno rimpinzando il bilancio del comune, rimpinzando, le multe ci sono perché qualcuno commette delle violazioni amministrative, quindi non è che nessuno di noi si cerca la contravenzione, quindi ripeto, poi con tutte anche le deroghe fatte, le proroghe fatte per la revisione, adesso non ce ne sono più, o perlomeno quelle che sono in proroga sono quelle che andavano fino a giugno per la revisione, certo. Tutte le altre devono farle, ma non siamo così vessatori o assilliamo la gente con i verbali. Quelli verbali che facciamo perché è giusto farli e perché comunque c'è una situazione dietro che dice non puoi non fare un verbale del genere, ecco, parliamoci certo. Chiaro. Le leggo gli ultimi tre messaggi, sì. Due sono uno è un ringraziamento e due sono li possiamo collegare. Allora, uno il ringraziamento dice Pisciotta, grazie, lei è veramente gentile, professionale, bravo. Grazie. E i due messaggi, lei che gira, che sensazione ha? I castellani sono più poveri di qualche anno fa o no? E altro messaggio, sì. Scusi comandante, io vedo tanta gente rabbiosa, cosa succede secondo lei? No, allora, quello della rabbia l'ho fatto notare parecchie volte anch'io. Diciamo che c'è più, su certe situazioni c'è più intolleranza, quello sì. Anche chi si reca nel nostro ufficio viene con questa rabbia addosso immotivata e non sappiamo, ma non è neanche legata a una contravenzione, legata a una serie di regole, quindi anche il fatto che si debba presentare da noi si prende appuntamento per accedere. Però ascoltiamo comunque tutti e diamo la possibilità a tutti di venire. Quindi non. Però anche magari il fatto di prendere appuntamento dà fastidio. Il discorso che diceva sono più poveri di prima, no, io bene o male le ditte hanno lavorato bene o male tutti, ci sono poche ditte forse in cassa integrazione, però questa cosa io non la sto percependo, ecco. Certo, i sacrifici li stanno facendo un po' tutti, ma tanti hanno fatto, purtroppo sono andati a scavare nel fondo dei propri risparmi per poter andare avanti in questi due anni, però adesso la ripresa mi sembra che ci sia, insomma. Ecco. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo il comandante della Polizia Locale Castelgoffredo, Daniele Pisciotta. Grazie anche a voi, Sara. Grazie.